motivi per scegliere la Sapienza? Allora, intanto è una delle più grandi università d'Europa e questo già mi sembra un ottimo motivo. È un'università con una grandissima offerta formativa, anche delle iniziative interessanti parallele ai corsi di laurea e questi già mi sembrano dei motivi sufficienti. Ho l'offerta formativa che offre la Sapienza, la possibilità che hai di entrare in un mondo e partecipare alla vita accademica che si svolge e anche la preparazione che offre l'università. Chi è lo studente della Sapienza? È un ragazzo che ha, diciamo, voglia di studiare ma anche voglia di divertirsi e quindi riesce a conciliare le due cose. È uno studente curioso, è uno studente che è interessato a cimentarsi in un ambito che è una sfida, senz'altro una sfida, avere il supporto di un corpo docente molto importante, ma allo stesso tempo avere tanti studenti con cui potersi rapportare. Chi è il docente della Sapienza? Il docente della Sapienza è un professionista serio e disponibile. È un docente che sceglie consapevolmente di mettersi tutte le volte in gioco, considerando la vastità del numero di studenti che afferiscono la Sapienza. Quale dovrebbe essere il ruolo della ricerca all'interno della Sapienza? Il ruolo della ricerca è fondamentale nella Sapienza e nello stesso statuto, perché la Sapienza è un'università libera, autonoma, che contribuisce allo sviluppo della società mediante la ricerca. Più ampio possibile, ovviamente. Perché scegliere di studiare professioni sanitarie alla Sapienza? L'offerta è estremamente ampia, c'è la possibilità di fare tanti corsi di laurea diversi e, ripeto, la struttura permette di confrontarsi con tante patologie, con tanti mondi, con la possibilità di prepararsi davvero bene. Ma perché proprio in ambito delle professioni sanitarie abbiamo un'offerta formativa forse migliore d'Italia, quindi con un'ampia possibilità di scelta e con una buonissima qualità all'interno dei corsi di laurea e quindi del percorso di studi. Tre aggettivi che caratterizzano l'offerta formativa in professioni sanitarie alla Sapienza. Io direi varietà, specificità, concretezza. Completa, moderna e affidabile. Sicuramente la specificità, la concretezza e l'appropriatezza. La qualità, la competenza e la professionalità. Un consiglio a chi si iscrive? Di pensare bene alla scelta che fa, perché è fondamentale, lo deve fare con il cuore. Attivarsi da subito con lo studio e il tirocinio e non perdere il ritmo. Darsi da fare da subito, cambiare immediatamente registro. L'università, soprattutto nei primi tempi, è un ostacolo difficile da affrontare, bisogna mettersi da subito in corsa. Un consiglio a chi si laurea? Non è un punto di arrivo la laurea, ma è un punto di partenza. Un consiglio a chi si laurea è quello di catapultarsi nel mondo del lavoro subito. Un consiglio a chi si laurea è quello di tenersi sempre aggiornati anche se si comincia a lavorare presto. Qual è il motivo di vanto per l'offerta formativa in professioni sanitarie? Perché l'Università della Sapienza è l'unica università italiana che offre allo studente la possibilità di scelta tra tutte e 22 le professioni sanitarie. Il motivo di vanto sicuramente è la possibilità che abbiamo noi studenti, una volta laureati, di essere pronti ad affrontare le sfide che il lavoro ci metterà di fronte. Quali prerequisiti deve possedere lo studente ideale di professioni sanitarie? Sicuramente un'attitudine alla relazione d'aiuto, una disponibilità e apertura verso gli altri e anche un senso di dovere e responsabilità. Deve avere una buona preparazione di base, perché per entrare ai corsi di laurea delle professioni sanitarie c'è un concorso che prevede una preparazione di base adeguata e deve avere tempo, perché questi corsi di laurea prevedono 3 anni e prevedono una dedizione e deve avere entusiasmo per quello che fa. Come gli studi in professioni sanitarie preparano al mondo del lavoro? Fin dall'inizio attraverso un tirocinio serio e professionalizzante. I tirocini sono estremamente formativi, ci mettono a contatto con i pazienti e ci insegnano ad affrontarli sia dal punto di vista umano e psicologico sia dal punto di vista terapeutico. Perché un'azienda dovrebbe assumere un laureato in professioni sanitarie? Beh, perché è un laureato con competenze specifiche e di alta qualità.
per raggiungere l'obiettivo primario, che è quello di fornire all'utente cura, assistenza e riabilitazione di alta qualità. Perché ce n'è un gran bisogno.